Hola, io sono Marcus Grande, signore e signore, bentornati in una nuova puntata della Shalagraph 3. Nell'ultima puntata siamo riusciti a smistare tutto il nostro inventario. Infatti, vedete qui, non c'è più un cazzo di niente. Un ragazzo mi ha detto: Marcus, ti prego, fai una casa. Un giorno. Adesso stiamo così, guardate pure lo struzzo che si diletta. Struzzo, muori, muore tu. Perché lo struzzo fa il rumore di un gatto? Perché quando muori sembra una cicala? Vabbè, comunque, abbiamo messo tutta la refined relocation qui e adesso io ho una chest dove butto le cose dentro. Tipo, ad esempio, vi faccio un esempio, prendiamo un componente per il brewing, lo buttiamo qua dentro e voilà, così ho smistato tutto quanto. Queste sono le cose che ancora devo sistemare, che ci sta che io debba sistemarle, eh. Guardate, ho tutto pulito, tutto fantasticissimissimo, incredibilissimo, warawawoso. Abbiamo anche gli aerei, che sono bellissimi, ma non devo andare a volare. Oggi voglio assolutamente fare una richiesta che mi ha scritto un ragazzo nei commenti, perché non rispondo a tutti, ma li leggo tutti, ragazzotti. E mi ha detto: devi assolutamente fare la dubstep gun, che credo sia quella di Borderlands, non lo so, sono un ignorantone in questo senso. Ma andiamo a vedere un po'. Non si scrive così, si scrive così. Come si scrive? Gun. Ecco, eccola qua. La dubstep gun, signore e signori. E quindi è una puntata molto scialla in cui facciamo questa. Cioè, sei un uccellino del cazzo e fai. Ora, all'inizio ci metterò un po' tanto a cercare le cose. Un ragazzotto mi ha detto: cerca, metti i cartelli. Ha ragione pure lui. Ma per ora cerchiamo di evitarcelo. Che cos'è questo? Una torretta. No, raga, ma sto pack è troppo figo. Not block e jukebox. Bottoni e blocchi di diamante. Andiamo a prendere non qui, ma... Dove ho messo i diamanti, ragazzi? Dove sono i diamanti? Dai, ma ce li ho i diamanti. Non mi dire che no, non me l'ha smistati. Ma me l'ha smistati. Dove ha messo i diamanti? Oddio, non troverò... Eccoli. Non troverò comunque le cose, ragazzi. Mi dispiace... Ma comunque ci metterò un po', lo so, ma questo è il vostro Marcus Crowd, voi mi volete bene anche per quello, perché non trovo le cose. Eh già. Sto prendendo, facendo man bassa di blocchi di diamante, così ogni volta non li devo duplicazio. Molto bene, ci servono dei bottoni, quindi andiamo, blocchi decorativi, ci dovrebbe essere la stone, eccola qua. E poi voleva il note block, io sono sicuro di aver già fatto da qualche parte. Qui è piena di merda, è davvero piena di merda, c'è sta soprattutto la roba della respawn che non riesco a mettere nei filtri, ma credo che andrò a dormire. Buonanotte, guardate quanto è glitchato in una maniera incredibile, ma va bene lo stesso, a noi ci piace così Minecraft, anche perché non c'è un altro Minecraft che non sia glitchato, vedi? Vediamo un po' se lo trovo qui, eccolo qua, note block perfectus, che altro ci serviva? Ci serviva il jukebox se non sbaglio... Ha bisogno di un diamantollo e del legno. Molto bene, prendiamo del legno. Eccolo qui. Allora, mi duplico la stone. Mi duplico il jukebox. Sì, il jukebox si può duplicare, ragazzi. Molto bene. E andiamo a fare. Aspetta, questo è il note block. Questo è il jukebox, giusto? Sì, ne prendo dos. Grazie, molto gentile. E poi andiamo a fare i bottoncini di stone, eccoli qua. Dovremmo aver tutto? Patapim e patapem. Signori, abbiamo la bellissima questa. Che cos'era quello? Oh my gosh, che cos'era? Non lo so, ho visto qualcosa. Vediamo un po' come funziona. No, aspetta. Ma è bellissimo! Non so se sentite, vediamo. Dovreste sentire. Io. Ok, non è a quante volte sparo, è... Chi ha fatto questa cosa? È un pazzo criminale! Raga, vediamo gli upgrade! Con la TNT diventa Explosive Dubstep Gun e con un disco diventa... Non Explosive, Circular Gun. Chissà che cosa sta a significazio. Non lo so. Però prendiamo la TNT, eccola qua. Io, vediamo se me la duplica.
No, non è duplicaziala. Vabbè, allora ne faccio due prima di mettere a posto le cose. Eccola qua. E una la rendiamo explosive. Eccola qui. Che va, consuma TNT. Che figata. Vediamo un po' che quanta TNT consuma. Dovrebbe avermene data 64. La mettiamo qui. Signori, siamo pronti. Ci dovrebbe essere un'altra musichetta. Elliot Bastiani Love Story 2. Posso dire che è un attimo esagerata sgrava come arma? Cioè, è assurda. Chissà se funziona. Guardate la TNT che scende. Ma è bellissimo. È eccezionale, la sentite? Beh, me la devo alzare al massimo. Mi devo alzare il volume, anche se io non amo il volume di Minecraft al massimo. Questa volta sì. Video setting, no. Option, do, qui. Sound. Mi mettono la musica quella un po' più tranquilla con quella che, non che fa le esplosioni. Ma sarete scemi, vediamo un po' questa. Vediamo quella. Porca puttana, funziona! State a vedere a che distanza l'ha fatto. Quest'arma potrebbe diventare una droga. A parte qui ho fatto un casino, pure là ho fatto che farò un casino dappertutto. Perché non corro più? Ehi, c'ho speed. Non posso più correre. Non ho più le pipette di Superman. Me le devo rifare. Vabbè. Ora, la domanda è: come ottengo il disco? Soltanto nelle chest? Music disc. Cerchiamolo un attimo sulla wiki perché non me lo ricordo. Allora, questi cosi vengono. Si trovano soltanto nelle ceste dei dungeon o delle mineshaft o di tutte cose. Ma qui abbiamo lo spawn che ha questi dryad che noi avevamo trovato. Avevamo trovato tre dried ancient creeper spawn egg e due ancient dried skeleton spawn egg. Quindi, visto che sono staccabili, possiamo duplicarli. Eccoli qua, perfetto. Ci serve soltanto un secchiello d'acqua per darci un mob spawner. No, un mob spawner, scusatemi, un uovo sponoso, ecco. Con quello potremo far colpire, non so come, un creeper da uno scheletro e se muore ci dà quello che stiamo cercando. Quindi andiamo a prendere un secchio da questi secchielli d'acqua. Forse non ce l'ho neanche, sapete? Burbe, 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 burbe. Se non hai il secchiello d'acqua, me lo devo rifare. Dov'è il secchiello d'acqua? Bird Bash. Qui c'è un secchiello. Possiamo. I secchielli sono duplicabili? Yep. Andiamo a prendere un secchiello d'acqua. Ho messo. Non mi fate del male, vi prego, sono buonissimo. Ho messo le pepette di Spider-Man che vanno veloci lo stesso. Troppo veloce, troppissimo veloce. Vediamo se il secchiello d'acqua è duplicabile. Nope. Quindi posso fare soltanto una volta così. Aspettate, ma perché mi faccio la fonte d'acqua vicino casa invece? Fossi scemo. Cazzo, quanto corre.
È vero, si arrampica Spider-Man. Sta di nuovo a venire notte lì, mortasci te riempo di botte. Na na Spider-Man, perché sto a fa così non lo so. Na na. Allora, facciamoci un po' di secchiellini, eccoli qua. 1, 2. In realtà basterebbero 2, però meglio abbondare che deficere, diceva quello. Quindi andiamo a metterci uno di questi e ci dà uno spawn di scheletri. Perfetto. 2 spawn. Ah, ma in realtà posso duplicarmeli! Giusto, perché sono staccabili, quindi io faccio così, senza indurre in tentazione. Papam! Papam! Signori, possiamo fare una frotta incredibile di roba. Fantasticissimo. Molto molto bene. Allora, andiamo un attimo a... No, non andiamo a dormire. Fermi tutti, non andiamo a dormire. Però mi servirebbe una pala. Pala che dovremmo trovare in queste cose non smistate, perché non ho ancora la parolina chiave per smistare lore spawn. Palissima. Qui c'è la Lucky Power. La Lucky Pala. E va bene, va bene lo stesso la Lucky Pala. Allora, facciamo un bel buco. Facciamo un bel buco. Intanto la porta sbatte, perché se no la porta non sbatte io non sto contento. Cazzo, quanto mena forte sta cosa. Forse dovrei fare una cosa un po' più sistematica. Tac. Tac. È vero che Spider-Man si arrampica? Cazzo, che salto che fa Spider-Man. Incredibile, amici. Ok, allora, se io mi metto qui dietro, più o meno, a me una pala. Sto proprio andando a tentativi e errori, ragazzi. Non so quello che potrebbe succedere. Non lo so. Lo ignoro fortissimamente. Non con la sabbia, ma con la sandstone, better. Faccio così, così, così e così. Sciocco mortale. Vieni qua. Allora, se io buco qui sotto, il creeper non dovrebbe... No, cazzo, è uscito quello forte! Merda. Non dovrebbe vedermi. Gli scheletri sì. No, no, creeper, non esplodere, dai. Vediamo un po'. Mi vedete, vero? Sparatemi. No, vi siete colpiti a Vicenza. Colpitemi, colpite il creeper. Dai, uccidetelo quel creeper. Porca merda. Porca merda quel creeper di merda. È un creeper wasp super fighissimo, troppo forte per i nostri gu. No, non esplodere. Ma cazzo. Ma hanno fatto un bot incredibile. Perché adesso sto di nuovo a merda? Perché non c'ho più i pantaloni. Oh, ma è difficile far colpire un creeper da degli scheletri, eh. Andiamo a vedere se c'ho delle pepette. Mi prendo quelle di Spider-Man. Mi danno speed? Yeah! L'unica cosa è che volevo avere... Non 1000 lire al mese, ma... Ridammi subito quella cosa che... Volevo avere... Una mela d'oro. Dove ho messo le mele d'oro, dunque? Eccole qua. Mele d'oro per me. Per brindare un incontro. Gnammiti e gnammiti. Io veramente magno che mele d'oro in sta serie. Riprendiamo la sand, ributtiamocela giù. Speriamo che il creeper esca normale, altrimenti cazzo è tutt'uno. Scendiamo un attimo giù. Droppiamo qua. Facciamo così, 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 così. Così, 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 così. Così, così. Ok, abbiamo chiuso, quindi dovrebbe essere scialla. Creeper normale. Merda. Ok, allora il creeper è normale. Sparategli al creeper. No, ma perché il creeper esplode quando questi, porca pupazza? Mamma mia, che sfondolano. Ma dov'è il mio coso? Ecco. Raga, è difficilissimo. È difficilissimo. Io pensavo fosse un po' più facile, ma è difficilissimo. Allora, forse io mi devo fare tanti scheletri che mi aggrano. E poi un creeper. Qui, cazzo, il creeper è fortissimo. Oh, merda. No, perché c'è uno scheletro gigantesco? No, ma perché il creeper spara le due cose di fuoco? No, merda, mi ha pure avvelenato. Raga, qui la situazione sta sfugge di mano, eh. Io volevo fare la cosa, la super... Non dovete cadere lì dentro. Ecco, quelli super forti. Vai, 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 ammazza... No, no, non me l'ho lanciato addosso. Perché, perché? Perché? Ok, vieni qua. Non dovete spararvi tra di voi, dovete sparare a me. E guarda caso c'ho il creeper vicino, quindi sparategli. Sparategli, raga, sparate al creeper. Bello, sì! Dai, al creeper, sparate al creeper. Raga, dovete sparare al creeper.
No, si stanno a sparare a Vicenza. Sì, l'hanno colpito, vai. Continuate a colpirlo. Dai, che stanno in traiettoria. No, no, si stanno avvicinando. Stanno avvicinando. No. Sì, il creeper è andato contro il cactus. Sei proprio un deficiente. Oh mio Dio, che cosa sono quelli? No, creeper, vieni qua. Raga, questo è un... Sì. Dai, è morto! Sì, devo dormire. Sbrigati. Dormi. Dolby surround. Ok. Bim. Ok, signori, ce l'abbiamo. Signori. Ce l'abbiamo, posso staccarli? No, peccatissimo. Va bene, non fa niente. Dubstep. Non si scrive così. Non so scrivere perché non è un genere di musica che ascolto. Si scrive dub, giusto? Possiamo farlo? Possiamo farlo. Ci sono dei... Oh mio Dio, cos'è successo? Raga, mi è impazzita la telecamera. Mi è impazzitissima, guardate che... Ok. Levate, maldito. Ok, prendiamo questo. No, vuole quello del gatto. Il gatto come cazzo si fa a prendere? Signori, rimaniamo soltanto con le due dubstep e la prossima puntata andiamo a cercare il gatto. Non so proprio come si faccia, però è bellissima. Sì, ci vediamo la prossima puntata della Shallacraft. Bella per voi.